weekend di sangue per Napoli e la sua provincia. Due morti in meno di 24 ore, uccisi dalla mano armata della camorra. È morto Umberto Concilio, non ce l'ha fatta a sopravvivere ai quattro colpi esplosivi contro l'altra notte in un agguato di cui ancora si cercano le cause. Era in servizio, Umberto faceva la guardia giurata, era appena uscito dalla sede del Banco di Napoli di via Tribunali, dove aveva effettuato un controllo. Stava tornando alla sua macchina in compagnia di un collega, quando due giovani malviventi in sella ad uno scooter lo hanno accerchiato facendo fuoco più volte. Il ragazzo colpito alla testa è subito entrato in coma vegetativo. Trasportato in ambulanza al vicino ospedale dell'Oreto Mare, è morto alle prime luci dell'alba. Sull'agguato indagano gli uomini della squadra mobile di Napoli. È giallo sul movente dell'aggressione. Pare infatti che oltre alla pista della rapina non si possa escludere anche quella passionale. Secondo gli inquirenti, i killer hanno agito con troppo fervore per essere completamente estranei alla vittima e poi hanno puntato direttamente a colpire Umberto senza curarsi minimamente del suo collega a pochi passi da lui al momento dell'aggressione. Intanto gli agenti continuano a indagare, hanno interrogato per ore il vigilante che era in compagnia della vittima per ricostruire i momenti dell'agguato, aiutati anche dai filmati di telecamere di alcuni esercizi commerciali vicini al luogo dell'aggressione. Sabato notte al lavoro anche i militari della compagnia dei carabinieri di Casoria, intenti nell'individuazione dei killer di Gazimir Bici. Aveva tentato di salire di grado, di mettersi in proprio nell'attività criminale ed è stato punito. L'albanese pregiudicato voleva avere il controllo dei furti e garantirsi l'esclusiva sulla prostituzione a Caivano. È stato assassinato in un agguato all'interno della caffetteria Nocera nel centralissimo Corso Umberto della città a nord di Napoli. I carabinieri della compagnia di Casoria hanno per tutta la notte messo a ferro e fuoco la zona della mala caivanese. Hanno effettuato diverse perquisizioni e diversi posti di blocco, ma non sono riusciti a risalire ai responsabili dell'aggressione. Gli investigatori hanno poi ricostruito il momento dell'agguato e dai movimenti effettuati dai killer si dicono certi che si tratti di assassini esperti. In due sono entrati nel bar, hanno fatto uscire le poche persone che erano all'interno dell'esercizio commerciale e hanno poi esploso una dozzina di colpi utilizzando pistole a tamburo. La vittima è stata colpita da diversi colpi, ma quello fatale è stato alla testa. I killer hanno avuto anche la freddezza di strappare da un piccolo vano il computer sul quale vengono registrate le immagini delle telecamere a circuito chiuso all'interno del bar. Un delitto dunque preparato per non lasciare alcuno scampo alla vittima.